Buongiorno e bentornati a una nuova trasmissione di To Read, un libro tira l'altro. To Read si sta affezionando al sommo poeta, perché tra un po' parleremo con un ospite e tratteremo l'argomento dantesco, cosa con cui abbiamo quasi chiuso lo scorso anno, e quindi ci fa piacere perché portiamo sempre una ventata di cultura tra una tematica più leggera e l'altra. Il parlare di uno dei più grandi poeti italiani, se non il più grande, conosciuto in tutto il mondo, studiato. A tutt'oggi ci sono università americane, inglesi che tengono corsi sul nostro Dante, sulla Divina Commedia, e questo è un piacere. Prima di incontrare il nostro ospite e incominciare la nostra chiacchierata, volevo ricordarvi che, come sempre, noi siamo in diretta dalle 13:30 alle 14 circa. Dopodiché ci trovate sul profilo Facebook di Torino Web TV. Come fate per iscrivervi? Molte persone ci hanno anche scritto. È molto semplice, basta cliccare mi piace sulla pagina di Torino Web TV e siete automaticamente amici e di conseguenza siete iscritti, quindi potete vedere le nostre trasmissioni, essere informati su tutto quello che facciamo. Altra cosa, se non volete vedere, se vedete la trasmissione in replica, che dalle 2 in poi, come tutte le trasmissioni, dal momento in cui finiscono, sono automaticamente già visibili sulla pagina Facebook e anche sul nostro sito www.torinowebtv.it, potete fare andare avanti il cursore dei primi 5 minuti e ci vedete belli come il sole, a parlare delle varie tematiche. Bene, ma veniamo al dunque. Come vedete nel sottopancia, il titolo della trasmissione di oggi è La Divina Umanità, che in realtà è il titolo del libro del nostro ospite. Dico sì, il titolo, poi ovviamente il sottotitolo riprende, visto che parliamo di Dante, riprende la Divina Commedia dantesca. In questo caso, intanto, buongiorno a Christian Grasso, Buongiorno a buongiorno, voi, buongiorno e grazie, benvenuto. molto gentile. Il suo libro, la sua prima creatura, vero? Alla Sì, fine, la mia non, prima creatura. è proprio il così, Ho iniziato alla grande. novo novo, Nuovo novo nuovo. novo, e la Divina Umanità, sottotitolo Inferno. Sottotitolo ancora, anzi, il vero sottotitolo è Una nuova chiave Di lettura di dantesca. lettura dantesca. Allora, facciamo una domanda molto, molto semplice che magari poi articoliamo. Allora, chi è Christian Grasso e come è arrivato a Dante? Christian Grasso è una persona comune come tutti gli altri, né di più e né di meno. Una persona che vive in questa società e che un mattino si è trovato spinto forte di tutti i suoi studi che ha fatto fino adesso, si è trovato a dire: ma voglio studiare Dante più in profondità. Che secondo me Dante ha una nuova chiave, ha un nuovo sapere che è diverso da quello, sempre secondo il mio punto di vista, è diverso da quello dei professori. Perciò con Dante, io con la Divina Umanità, finisco una tappa di ricerca durata un lungo tempo, tanto tempo, e mi sono ritrovato forte dentro di dire studia Dante perché Dante ti potrà dare altre spiegazioni, diverse da quelle di professori che normalmente spiegano, Accademici, no? accademici Diciamo il spiegano. Dante più paludato, ecco, Ecco, bravo, Dante il Dante più parruccone, più chiamiamo parruccone. quello che viene insegnato nei Perciò questa licei. forte, proprio dal di dentro, questa forte di conoscere Dante sotto un altro aspetto. E quindi di farlo conoscere anche agli Di farlo altri conoscere anche agli altri, in una luce completamente diversa. in una proposta diversa. Come è arrivato, quindi, visto che si parlava di studi, quali sono gli studi che l'hanno fatta arrivare qui all'idea di Tutti gli studi scrivere? esoterici. Ecco, vogliamo Tutti gli parlarne studi un attimo di esoterici, io come ha cominciato, perché ognuno di noi ha un suo, ho un suo percorso. io sono un libraio,
nella mia famiglia, i miei genitori lavoravano alla UTED, casa editrice, circolavano libri da sempre, quindi circolavano anche dei testi di filosofia orientale. Io ci sono arrivato di lì, poi ho ampliato i miei orizzonti, ma ognuno ci arriva... Secondo i propri mezzi, secondo la propria conoscenza. Esatto. Io il mio percorso esoterico è iniziato fin da piccolo, da piccino, classico, con i tarocchi, che poi ho abbandonato, non utilizzo più da tanto tempo, non è quella la mia strada. Comunque sorrido perché è un argomento che spesso torna. Ho iniziato appunto da lì, e da lì ho iniziato a leggere libri impegnativi. Per i ragazzi del tempo, i ragazzi del 1980, io sono del 70, perciò io già a 10-12 anni iniziavo a leggere libri come Libro Infernale, Arti Magiche, perciò quasi poi tutte le edizioni di, scusate, non voglio fare pubblicità, edizioni mediterranee, perciò ho fatto tutta la mia... perché noi, per esempio come librai, collaboriamo con le Mediterranee. Collaboriamo da tantissimi anni, è un editore che anzi, ne approfitto, ha una biblioteca molto composita, la parte alchemica è molto bella, tra l'altro curata da alcuni dei maggiori studiosi in Italia, da Bruno Cerchio a Boella e Galli e via dicendo, e anche la parte che trattava, diciamo, la magia a livello di filosofia ermetica è curata benissimo, lì si trovano Kremers, Cornelio Agrippa, eccetera, eccetera. Si trovano tutti i maggiori scrittori e filosofi e... Però reggerli a 12-13 anni, tanto io sono del 66, dico, quindi siamo abbastanza coevi, dico... In effetti io avevo appunto le letture orientali, tipo Autobiografia di uno yogi, mi capitava la Bhagavad Gita in casa, però... Anche quella lo sto studiando, la Bhagavad Gita. E perciò a 12 anni ho iniziato, invece di leggere i libri di studio, delle scuole, scolastici, ero più propenso a studiare questi tipi di libri. Cioè avevo già un... E poi a scuola come andava? Beh, a scuola sono un perito meccanico. Ok, quindi era proprio, tra l'altro non era neanche, proprio un'altra parrocchia, come si dice. Un'altra parrocchia, perito meccanico. Ho voluto fare il perito aerotecnico, ma non ci sono riuscito, non era la mia strada, sono ritornato sui vecchi passi, perito meccanico, e io mi sono diplomato in perito meccanico. Infatti la mia idea era poi quella di andare all'università. E laurearmi in ingegneria meccanica, cosa e invece no, la strada è stata tutt'altra, perché poi io ho conosciuto, dopo tutti i miei studi fatti da solo, perciò con esperienze proprie, con dei ragionamenti miei, ogni tanto mi mettevo a scrivere, buttavo giù dei pensieri. Neanche con qualcuno con cui confrontarsi? No, mai, non mi sono mai confrontato con nessuno, fino a che un giorno, quando appunto arruolato nell'arma, venuto a Torino, ho conosciuto Cristina Prato, del Centro Benessere. L'ho conosciuta anni fa, ho conosciuto Gichi, in quel periodo abitavo a Rivarolo, in quel di Rivarolo. Persona deliziosa, Cristina Prato. Sì, tra l'altro lei adesso abita da un'altra parte, l'ho sentita tramite web, tramite appunto email, e sta benissimo. E tramite lei ho iniziato un altro percorso, non più quello di leggere libri, perciò basta libri, ma di andare poi sul sodo. Perciò ho iniziato a frequentare Cristina facendo tecniche vibrazionali, lettura dei sogni, lettura dei colori, entrare più nella psicologia, nella personalità. Ho lavorato con Gichi, con i test Vega, perciò con i circuiti. Prima ancora di Cristina, ecco. La Grotta di Merlino, ho frequentato per un certo periodo la Grotta di Merlino, dopodiché ho lasciato perché ho incontrato Cristina e poi da lì è partito il mio excursus esoterico. Dopodiché ho lasciato Cristina perché mi sono trasferito, sono andato in quella di Avigliana ad abitare e lì ho iniziato nuovamente da solo a sperimentare, a leggere e a sperimentare. È una zona che ha un bel humus. Parlavamo prima di iniziare la trasmissione, io ho avuto la casa sopra Giaveno, poi quella zona lì è molto ricca. Molto ricca. Lo so perché ci ho vissuto 40 anni, bene o male, c'è tanto. A parte che a Giaveno c'è la casa editrice Amrita, abbiamo avuto ospite qualche puntata fa la Daniela Muggia e prima la Barbara Curti, è una casa che a livello di testi esoterici, di canalizzazione. Poi la Val di Susa si presta. Valsangone, poi anche la Valle di Susa, per carità. C'è Musinè, la Sacra di San Michele, ma proprio il terreno. Mi spiace che poi questa settimana scorsa ho viaggiato. È stata
Ecco, mi ero dimenticato di dire che io comunque nel periodo dai 12 ai 18 anni avevo frequentato il SIAS, il Servizio, Attività, Servizio Informativo Attività Spaziali, che praticamente era di Roberto Bellandi a Milano, con inserito l'Organizzazione Nazionale Ricerche Ufologiche di Fabio Gariani, dove ci occupavamo di ufologia, ma anche quella non era la mia strada. Cioè io già a 12 anni, 13 anni già fatto tutta una serie di provo percorsi, qua, provo là. Provo là per trovare. Poi alla fine ho trovato il movimento gnostico dal 2009, anzi dal 2008, quando avevo aperto con la mia ex moglie un negozio a Ferriera, un negozio di nicchia, Ferriera di Bottigliera. Ferriera di Bottigliera Alta, mi arrivò un volantino di Gnosis e, curioso, sono andato a vedere questa manifestazione, questa presentazione di che cos'è l'astrale, il viaggio astrale, il corpo astrale, e da lì ho conosciuto i membri del movimento gnostico, tra i quali Franco D'Andrea, e ho detto bene, questa è la mia strada, e ho iniziato a frequentare il movimento gnostico, di che sono membro effettivo e attivo dal 2009 come tutti gli altri, e siamo qui a Torino attivi. E da lì è iniziata poi la strada, quella vera e propria, della conoscenza. E dal 2009, nel momento in cui io sono entrato a far parte del movimento gnostico, diciamo che da lì è partito Dante. Arriva il sommo poeta, riprendiamo Dante, quel Dante che mi avevano fatto studiare nelle superiori, ripreso. Uscito dalla porta, rientrato dalla finestra. Dalla finestra. E così questa è la mia... Ed è venuto fuori un testo, adesso non so se possiamo o inquadrare qui la copertina o abbiamo la regia all'immagine, ecco, perfetto, magnifico. È venuto fuori un testo piuttosto corposo. Sì. Prima ancora di parlarne, magari, citiamo anche che è l'iter che in fondo tanti scrittori, tanti saggisti... Sì. Affrontano. Come è andata? Chi alla fine l'ha stampata? Lo sappiamo, ma ovviamente immagino che l'avrà mandato dopo aver scritto. Che intanto, quanto è durato questo lavoro? Allora, intanto quel durato lì è durato quasi 10 anni, perché diciamo che io ho iniziato a scrivere nel 2009, quando ho letto un libro del venerabile maestro Samael Angweor, c'è un diavolo, inferno, un karma dentro di me. Allora, da lì che è partito l'escursione, da lì che è partito l'iniziativa di scrivere il libro su Dante Alighieri. Ho visto Dante sotto tra l'altro una ricordiamo Samuel Angweor, se qualcuno è incuriosito, Calchi Avatar, ci sono dell'era dell'acquario, esatto, ma poi c'erano anche, forse adesso hanno ristampato qualcosa, o il cerchio della luna, una volta c'era la Mir che aveva anche stampato, aveva perché stampato sono qualcosina. Curioso, esatto. Chiusa parentesi. Perciò ho iniziato, finito la prima parte, che era tutta la parte, diciamo, la brutta copia, l'ho dato a Michela De Censi, la professoressa, che tanto saluto e ringrazio perché è stata la mia prima correttrice, poi a Elisa Gheg, che è stata la seconda, poi alla fine, quando è il momento di stampare, Elisa, che anche lei ha scritto un libro, mi ha indirizzato all'HRF. Che è chi ha stampato poi proprio internamente, fisicamente il libro. HRF mi ha indirizzato a Barbara De Munari, che è praticamente la responsabile e rappresentante e presidente di Etica Associazione. Associazione Etica. E da lì lei ha preso in mano il libro. Quindi il percorso è proprio stato così, non c'è stato neanche bisogno di mandarlo ad altri, ha trovato la sua strada da solo, il libro ha trovato proprio la sua strada, ha detto però devo fare questo percorso. Quindi? Ha fatto proprio un percorso... Complimenti, è proprio... Fino a di pari a voi. Proprio, evidentemente aveva le gambe, dovevano già andare lì. Dovevano andare già da Barbara. Ci sono dei libri che sono destinati. Poi Barbara è una persona molto intelligente, quindi sicuramente avrà apprezzato, avrà visto che c'era, sì, infatti c'era del materiale. Adesso ringrazio Barbara, Pietro e Roberto, che sono stati poi loro tre che hanno completato definitivamente. Dietro a un libro come questo c'è comunque un lavoro. Sì, so che Barbara si è veramente... prodigata nella lettura e nella correzione.
nell'impaginazione, poi, tra l'altro, poi Roberto, Pietro nella copertina, hanno fatto un ottimo lavoro e io le ringrazio tantissimo. Qualitativamente anche, cioè, è anche un bel libro, è stato fatto molto bene, nel senso, sì, come oggetto proprio libro, quindi questo va dato atto, che in un periodo dove ci sono anche grosse case editrici che tirano via proprio i libri e sono fatti piuttosto male, a volte con uno scarso controllo della qualità, anche, no, della carta. Questo è un libro fatto bene, proprio da libraio, posso dirlo tranquillamente, perché anche quello fa. Prima di parlare di che cosa contiene questo libro, dare qualche accenno, tra l'altro faccio presente che coloro i quali ci ascoltano, ci ascolteranno prima di stasera, diciamo, ci vedranno magari questo pomeriggio, ci stanno vedendo in diretta, se volete incontrare Christian Grasso e fargli qualche domanda, o se siete curiosi, perché ovviamente qui noi facciamo un piccolo riassunto, no? Christian Grasso questa sera sarà ospite in Libreria Fenice, in via Porta Palatina 2, angolo via Garibaldi, alle ore 21, dove parlerà più ampiamente assieme a Barbara De Munari e speriamo un folto pubblico, parlerà più approfonditamente del libro. Chiedo solo alla regia se abbiamo della pubblicità. Perfetto, allora mando la pubblicità e al ritorno Christian Grasso ci racconterà brevemente come ha strutturato questo libro. Bene. Eccoci qua, bentornati in diretta con To Read su Torino Web TV. Avete visto la nostra pubblicità, annuncia nuovi programmi in arrivo, quindi sorprese. Ed eccoci qui di nuovo con Christian Grasso, stiamo facendo una bella chiacchierata. Nella prima parte abbiamo parlato di quello che è stato il suo percorso e siamo arrivati al suo bel libro La Divina Umanità, Inferno, perché poi, mi permetto un piccolo anticipo, lui sta già lavorando ovviamente al purgatorio, è in lavorazione, come abbiamo detto, e non diciamo di più, lo lasciamo lavorare. E adesso ci spiegherà un poco come ha strutturato questo libro, questo suo studio sull'inferno dantesco. Sì, il libro in sé ha una struttura abbastanza semplice, nel senso che c'è una prima parte in cui si parla di Dante, cioè la storia di Dante, la presunta storia di Dante, perché ancora tuttora stanno studiando Dante e la sua vita.
tanto che io sono in contatto con delle persone in Argentina, dove addirittura mi hanno detto che in Argentina, a Buenos Aires, c'è un grattacielo alto 33 piani, dove le 33 piani rappresentano il purgatorio, più che altro il paradiso, e la pianta sotto rappresenta l'inferno, dove all'interno, al centro di questa pianta, c'è una tomba e dove all'interno di questa tomba ci dovrebbero essere le spoglie di Dante. E perciò di Dante ancora non si conosce tanto e ci stanno studiando. Perciò nella prima parte, nel primo capitolo, abbiamo la vita di Dante, con una piccola parte con Beatrice, abbiamo la vita del venerabile maestro Samael Anweor, con la spiegazione su che cos'è l'ognosticismo, la maestra Blavatsky, che è stata quella che ha ispirato, e ci doveva esserci per forza, Yelena Petrovna. Yelena Petrovna doveva esserci per forza, perché è quella che poi ha ispirato tantissimo anche il venerabile maestro Samael, per poi arrivare al secondo capitolo, che è una nuova spiegazione dell'universo, del cosmo come è nato, dove c'è un parallelismo tra la nascita del cosmo con il feto, perciò il bambino, con tutta la gravidanza. Perciò se noi vogliamo conoscere effettivamente come è nato l'universo, il cosmo, è vero che i nostri scienziati ci dicono che è nato da un grandissimo Big Bang, da un uovo che si è rotto e scoppiato, a un certo punto siamo nati noi. Io invece faccio questo parallelismo tra la creazione divina e il feto. Cioè, se noi vogliamo comprendere l'universo come è nato, dobbiamo comprendere la nascita. Dalla nascita possiamo comprendere l'arrivo del nostro Dio. Dio, Buddha, Allah, come lo si vuole chiamare, perciò questa forza energetica. Mentre parlava mi venivano in mente le immagini finali di 2001, col feto enorme, e 2001 che c'è nello spazio, che va verso il nostro pianeta. Verso il nostro pianeta. Certamente Kubrick aveva dei forti studi esoterici. Forti, fortissimi. Fortissimi, 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 fortissimi. E non a caso poi ci mette il parallelepipedo nero. Oh, certo, certo. Beh, lì c'è anche di mezzo il buon Clark, Arthur G. Clark, che era scrittore di fantascienza, ma come molti scrittori di fantascienza, dietro c'era molto di più. Certi romanzi erano ampiamente a chiave. Basti citare. Per chi conosce quelle chiavi, citare Bradbury, ma lo stesso Aldous Huxley, quando aveva scritto Il Mondo Nuovo, poi vabbè, Huxley sappiamo ha scritto Le Porte della Percezione, ma lì andiamo poi fuori tema. Fuori tema. E quindi continuiamo. Perciò, dopo di questo, poi, dopodiché, passato al secondo capitolo, che è questa nuova comprensione dell'universo, del cosmo, si passa poi agli incontinenti, ai violenti e ai fraudolenti. Dove all'interno degli incontinenti, che sono praticamente quelli che danno poi il via all'inferno, perché non si può essere violenti, non si può essere fraudolenti se non si è incontinenti, è la porta, il passaggio, infatti Dante dice qua si va nell'eterno dolore, questo è... Per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. E praticamente parte proprio con la sessualità. Infatti Dante nei suoi 33 canti parla tantissimo della sessualità, tanto tanto tanto. E la mette tanto in evidenza, perché tutti i suoi personaggi che incontra, tranne lui e Virgilio, che sono sempre vestiti, loro sono tutti nudi. Tutti nudi, tutti attaccati dal fuoco, che il fuoco è questa sessualità che cade. Dopodiché, essendosi fraudolenti, che è il primo passaggio, è il primo, diciamo, gradino d'inciampo per l'individuo, nel momento che uno è fraudolente è anche violento. Cioè, il violento chi è? Chi è? Non è tanto il violento, che è la manifestazione violenta, è quello che uccide il fratello, uccide l'amico o picchia il bambino, ma intanto che il violento è colui che viola tutte le norme, tutte le leggi, sia umane nostre che quelle divine dei 10 comandamenti. Quello è il violento. Il momento in cui il violento viola, logicamente, poi questa violenza si manifesta poi all'esterno, praticamente, con quello che succede ogni giorno, no? Come noi sentiamo in televisione, nelle radio, leggiamo nei giornali. Il passaggio successivo del violento è il fraudolento, perciò il bugiardo, il traditore. Quello che per non nulla tradisce l'amico, tradisce il fratello che gli sta accanto per un suo progetto. Il traditore. E finisce così che praticamente Dante, all'interno di questi tre capitoli, all'interno dei 33 canti, praticamente lui descrive bene, benissimo, che cos'è la società del serpente nero, la società umana. Cioè, noi siamo imbrigliati in questo labirinto di questa società che è il serpente nero, che è quello di Satana, che è la bestia che praticamente ci governa. Fa in modo che l'uomo, l'individuo, cade sempre tra le sue mani. Perché l'individuo è una potente energia da usare come si vuole. La società umana è una potente energia, una forte energia.
E questa energia deve essere utilizzata da potenti, da persone consapevoli che sanno che cos'è l'esoterismo, sanno cosa, come circuiti le persone, perciò se ne approfittano di questa energia, noi ci indebitiamo e loro invece si ingrassano. E Dante dice questo, dice state attenti che esiste questa società che ci governa, che è la realtà, questa realtà, una realtà falsa, dettata da ego, da vizi, da difetti, no? Invece la realtà vera e propria è quella dell'essere, dell'essenza, che si sviluppa all'esterno, delle virtù. E Dante ci dice proprio questo, torniamo ai vecchi modelli, ritorniamo a quel modello originario che era l'Adam Kadmon, che era quello che era sui binari giusti e prestabiliti che Dio aveva dato. È molto interessante e soprattutto ci dice sotto sotto forse un messaggio che per recuperare, visto e considerato che nella nostra società uno dei grossi problemi è ormai l'impermeabilità a ricevere qualsiasi cosa. Perché? Perché ci sono, a un certo punto ci sono degli strumenti che hanno quasi intontito, no? la nostra umanità, l'hanno cancellata in qualche modo. Il ritorno a una conoscenza, che può essere l'informazione, che può essere il fare di nuovo muovere le nostre rotelline, il pensare, infatti, il recuperare il pensiero. Infatti Dante, i 33 canti di Dante, sia dell'Inferno Paradiso e Purgatorio Paradiso, è vero che sono stati scritti nel 1300, no? Perciò probabilmente scritti per quell'epoca, invece in realtà Dante si fa carico di un messaggio molto importante, cioè lui diventa profeta sia del passato, perciò del tempo in cui lui vive, cioè quel tempo attuale di 1300, ma è, essendo l'Inferno, essendo la Divina Commedia, la seconda dopo la Bibbia, perché ne parlano tutti, diventa profeta anche del futuro, perciò della società futura, perciò è un insegnamento, è una cosa attuale che parte dal 1300 fino ai giorni nostri, perciò non è che è solo una cosa di quel periodo, perché se noi leggiamo Dante ci insegna all'interno della Divina Commedia, ci insegna la politica, la società, la religione, l'arte, come ci dobbiamo comportare, cioè ci insegna tante cose. Sì, poi di una modernità, io sono perfettamente d'accordo. E poi è molto moderno. Di una modernità, noi scherzavamo prima riguardo al purgatorio, ma naturalmente poi c'è ben altro da aggiungere, ma i versi per esempio del canto di Sordello da Goito, ai serva Italia di dolore ostello, non donna di provincia ma bordello, sembra scritto ieri. Sembra scritto ieri, per come le vicende del nostro paese in questi anni si sono sviluppate, si sviluppano. Se noi andiamo a analizzare profondità, e sono di oggi, sì. È la società di oggi. È come se lui nel 1300 ci vuole già avvisare a noi, in questo periodo, state attenti. Sì, è profeta. State attenti, perché quando lui incontra Lucifero, che in realtà non è Lucifero quello che incontra, ma è Satana, perché Lucifero lui non lo menzionerà mai nella Divina Commedia, lui menziona sempre la società del serpente nero, Satana, ed è Satana quello che lui incontra, che si mangia le persone nel ghiaccio, cioè evidentemente la società è ormai al crollo. Cioè se Satana arriva al punto di mangiarci, come lui vede, vuol dire che la società ormai è spacciata. Come avrebbe detto mia nonna, è bella che panata. Bella che panata. Per usare il termine dei vecchi, che però erano molto ficcanti, come si dice. Bene, come vede, si arriva in un amen alla chiusura. Alla chiusura. Nel senso che la nostra chiacchierata è al termine. Una mezz'oretta vola, eh? Quindi io vi ricordo che se volete saperne di più, a parte scriverci sulla nostra pagina di Torino Web TV, se avete delle domande, se volete questa sera vi ricordo in Fenice Libreria, via Porta Palatina 2, angolo via Garibaldi, alle 9, alle ore 21, l'ingresso è libero naturalmente, trovate Christian Grasso, l'associazione etica Barbara De Munarie, che presenteranno questo libro e risponderanno anche, se ci sono, alle domande. Ben volentieri, direi, no? Quindi la divina umanità, inferno per adesso, perché il purgatorio l'abbiamo in
in produzione, costa 38 euro, edizioni Associazione Etica. E Christian Grasso, che io ringrazio per esserci venuto a trovare, per averci raccontato un po' di se stesso, anche per come è arrivato a Dante, per averci esposto anche sinteticamente bene il suo punto di vista, sulla sua nuova lettura dantesca. E agli spettatori di To Read do appuntamento alla prossima trasmissione. Vi ringrazio per averci seguito. Non dimenticate di condividere le nostre trasmissioni, come sapete. E vi ricordiamo che questa settimana abbiamo una nuova puntata, è partita molto bene, di Festivario con Lois Novo, con nuovi ospiti, questo venerdì alle ore 21. Vi ringrazio, e da Roberto Briasta un saluto e a presto.